Roma, ti amo! E bentornati dopo questa meravigliosa canzone di Gianni Morandi, che secondo le nuove statistiche ci ha fatto perdere 1,5 milioni di radioascoltatori. E siamo qui con un'eminenza, con, come dire, l'esperto internazionale. Ma che dire esperto internazionale? L'esperto a questo punto direi stratosferico. Stratosferico, esatto, mi pare la parola giusta. Ovviamente la canzone ci ha introdotto una cosa molto 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 importante, una tematica che, come dire, ci giochiamo il futuro. Innanzitutto presento il professor Luca Salici, ordinario dell'Università di Berkeley negli Stati Uniti d'America bassi. E insomma, professor Salici, lei è al centro di una polemica, possiamo dire la polemica per eccellenza. Sì, sono io. Grazie, buongiorno per questo invito. Volevo specificare che insomma non sono Stati Uniti bassi, ma sono gli Emirati Arabi di Subaugusta. Ah, gli Emirati Arabi di Subaugusta, benissimo. Ho fatto un dottorato, sono appena specializzato, insomma. Quindi anche lei è uno dei popoli della partita IVA, che abbiamo sentito. Beh, sì, prima. Infatti aspetto anch'io una chiamata di Ballarò. Esatto, a breve, chiami la Ranieri, perché sicuramente la manda Ballarò. Ma la polemica, noi siamo qui sulla pagina di questo personaggio, Gianni Morandi da Monghidoro, però residente, come dice lui, in San Lazzaro, in Savena. Lei qualche giorno fa, mentre Gianni si dilettava a sbucciare fagioli, pesche, eccetera, eccetera, ha fatto un post sulla frutta, che andiamo a leggere. 29 settembre. Quest'anno mi sembra che la frutta non abbia sapore. Io che ne mangio molta, sento che mele, pere, pesche e anche l'uva, persino l'uva, non hanno lo stesso piacevole gusto di sempre. Sarà un problema climatico o mia moglie deve cambiare fruttivendolo? A questa domanda Giannone Nostro ha avuto praticamente oltre 36.000 like e lei ha innestato una polemica assurda. Vi sembrerà assurdo, ma è colpa delle scie chimiche. Spero di avere prima o poi lo spazio e il tempo su questa bacheca per spiegarne cause ed effetti. Questa cosa ha avuto 49 commenti. E tra i commenti c'è Luca: mi interessa il discorso delle scie chimiche, parlacene pure. È lui, è Gianni. Mi ha risposto. Ti ha risposto. Si è creato questo cortocircuito. A casa sono contenti? Ma mia mamma è felicissima, veramente, veramente contenta. Non ci può credere, insomma. Non può credere che suo figlio, insomma, abbia parlato con Gianni. Ecco, ma Gianni Morandi, fondamentalmente, tu lo stimi, lo ami in qualche modo? Io lo amo come amo Roma, come amo questa trasmissione. Gianni Morandi è un grandissimo creativo, è il migliore. Ha creato i social network prima che nascessero i social network. È l'eterno giovane, è quello che è diventato appunto il precario d'Italia con fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. È quello che ha messo per primo 2 mi piace, no, nella sua pagina, ai Beatles e ai Rolling Stones. Lui ha detto: c'è un ragazzo che come me ama queste persone qui. Da lì ha iniziato questa carriera fantastica. È stato anche l'inventore del primo reality show. Lui all'epoca andò in esercito, fece il servizio militare ad Armagitaggia e divenne una storia, diciamo, raccontata in maniera quasi proprio da fotoromanzo. Infatti lui ogni tanto mette qualche fotografia. Poi un grandissimo attore, un grandissimo conduttore. E come quindi dimenticare quella volta in cui condusse un programma in mutande? È un grande innovatore. Cioè lui disse: guardate come funziona, vi spiego come funzionano i media. Entrò per battere Maria De Filippi sull'altra rete, entrò in programma completamente quasi nudo e insomma il picco ci fu, come c'è adesso con questa pagina. Lui detta un'agenda bellissima, 1.059.352 di fan, esatto, diciamo il top, il massimo, il migliore, se non che sta stravolgendo anche l'agenda pubblica, politica e sociale degli italiani. E sociale del paese. Professor Salici, io la blocco un secondo perché abbiamo in linea Katie Antonacci. Katie, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, Katie è la presidentessa del fan club Gianni Morandi, quello ufficiale. Innanzitutto, come va lì su? Lei dove abita esattamente, signora? Io vivo in Puglia. In Puglia? Ecco, ecco ci ha smontato, lei vive vicino Gianni Morandi? No, lei vive in Puglia. Quindi no, vivo in Puglia. Non respira quelle atmosfere così da pianura padana che ci racconta Gianni sulla sua pagina, insomma, lei vive vicino ai trulli più che altro. Esatto. Ecco, innanzitutto, quando nasce questa passione? Perché qui abbiamo sentito un professore, perché Luca Salici è un ordinario, insomma, uno che ha studiato, che però si è appassionato tremendamente a Gianni Morandi, ormai c'è un dialogo, questa cosa sulle scie chimiche, insomma, lei come ha scoperto Gianni Morandi? Quando è nata la passione per Gianni? Vabbè, la mia passione è nata insieme a me, quindi non so dirlo quando è nata, sicuramente da bambina, anche se in famiglia non era, solitamente sono le mamme che trasmettono la passione alle figlie, ma nel mio caso non è stato così, l'ho scelto io da bambina. Un atto consapevole, quindi. Sì, consapevole. Perché le donne pugliesi sono donne consapevoli, forti e soprattutto libere. Ah, certo. Ecco. Quindi è nata questa passione da bambina, poi pian piano. E quando ha conosciuto Gianni? Io ho conosciuto Gianni in Puglia, perché lui viene in vacanza nel Salento. Ah, scopriamo altri particolari sul nostro, ma in vacanza in Salento. Beh, non hai seguito la pagina durante quest'estate, quest'estate lui ci ha raccontato no. come... Infatti, scusa, professor. Quindi ho conosciuto Gianni nel Salento 2000, 14 anni fa, su una spiaggia. E gli ho parlato della mia passione, avevo fatto una piccola pagina web dedicata a lui, che poi è diventato il suo sito ufficiale, Morandi Mania, appunto. Sì. E gli ho parlato di questa pagina che avevo creato, volevo appunto creare un fan club, fondare un fan club, riunire un punto di riferimento per tutti i fan, visto che lui non l'ha mai avuto. E c'è riuscita! Sì, con un po' di tenacia e costanza, perché lui inizialmente non voleva proprio sentir parlare di fan club, in quanto... Una persona modesta, Gianni, no? Sì, ma poi lo riteneva una cosa per teenager, lui diceva di non avere più... Non c'ho più l'età, un po' come cantava la Gigliola Cinquetti, non ho l'età. Meglio la balera. Meglio la balera, sì. Eccetera. E poi a un certo punto però Gianni si è messo a giocare con Facebook, signora Ghetti, qua. Un milione di fan... Allora, la pagina Facebook nasce perché Gianni ha un diario da più di 50 anni, non so se il professore prima ne ha parlato, io purtroppo mi sono collegata da qualche minuto, quindi non ho ascoltato tutto, però lui ha un diario cartaceo da 50 anni, da quando era un ragazzino, dove ogni giorno annota, diciamo, le peculiarità della sua giornata, cioè quello che vive, le persone che incontra. E poi con Facebook... Ha esteso questa cosa al 2.0 praticamente, ha detto adesso... Esatto, okay. Esatto. Ma quindi in qualche modo lei già ci ha risposto, perché non so se abbiamo notato tutti che Gianni inizia ogni post scrivendo la data. Sì, allora, la data. Tutti sappiamo che motivo c'è di scrivere la data, se già sappiamo che data è, visto che Facebook la riporta. Però lei in qualche modo ci ha detto che lui deriva dal cartaceo, quindi è affezionato a questa necessità data. Di siglare, no? di riportare in modo fedele tutto. Quello che fa, sbuccia i fagioli, scrive che sbuccia i fagioli, va nell'orto, esatto. Lui incontra è al la persona. Con i tempi, dal diario Bene. Cartaceo è passato al diario telematico, digitale, e questa cosa gli è piaciuta tantissimo, e per questo continua a farlo, perché all'inizio è stato veramente un gioco, ha cominciato per gioco. Ah, c'è il professor Salici che vuole fare una domanda. Beh, io faccio una domanda perché ormai mio malgrado sono riuscito a unire, diciamo, i Morandini e i Grillini in qualche modo. Quindi volevo capire se Gianni Morandi, secondo lei, Ketty, può avere anche un profilo, insomma, politico, vogliamo dirci. Cioè, è una persona importante che parla di temi decisivi come l'ambiente, la salute, e l'Italia che vuole uscire dalla crisi e ci esce correndo. Sì, vabbè, ma io penso che il suo diario, appunto Facebook, lo utilizza come un diario dove parla della sua quotidianità,
più volte lui ha ribadito che nel suo diario vuol tenere fuori, dal suo diario vuol tenere fuori le brutte notizie, perché già ci pensano le TV, i giornali, quindi la politica la lascia fare ai politici. Ma quindi non possiamo ipotizzare un'entrata in campo di Gianni Morandi come così per Beppe Grillo? No, la escluderei a priori. Ok, noi abbiamo adesso però, perché il tema, signora Ghetti, rimanga in linea, perché adesso abbiamo anche un politico importante di questa città, che è Alessandro Onorato, che salutiamo, perché abbiamo chiamato su questi due temi. Alessandro, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Come buongiorno. Va? Come va? Si è svegliato stamattina? Tutto a posto? Grazie a Dio non sono ancora morto. Sì. Bene, questa cosa già è una notizia. Svegliarsi è sempre un fatto importante. È sempre un fatto importante, come dice Gianni Morandi, tra l'altro. Lei segue la pagina di Gianni Morandi? No, mi manca, devo dire. Merita, ci vada, navighi. No, perché la pagina, dico, poi lo conosco, insomma. La pagina c'ha 1 milione di fan, Onorato. E allora fra poco ne avrà 1.001.000. Esatto, no, che 1.059.000, quindi forse tra il 353. Perché okay. Gianni Morandi, abbiamo fatto questa battuta, è contento che sei svegliato, perché Gianni Morandi fa i post proprio così. Si sveglia la mattina, si fa la foto, l'autoscatto, perché lui non fa il selfie, e dice: che bello, oggi mi sono svegliato. Insomma, che è un po' quello che manca alla politica, no, Onorato? Oh, bene, fantastico. Cioè, la sua positività ci manca. Esatto, quindi possiamo fare un appello al PD. Al posto Ignazio Marino ricandidate Gianni Morandi la prossima volta. No, ma soprattutto mi auguro che Gianni Morandi non venga mai a vivere a Roma, altrimenti non farà più quei post di inizio mattina, perché con un sindaco come Marino serve coraggio e tanto ottimismo per dire una cosa del genere. Beh, sì. Allora, signora Ghetti, lei ha... Ci ha vissuto per 40 anni Morandi. Ecco. Ma Morandi è un uomo di mondo, vive tutte le città oltre che la sua, insomma, no? Quindi... No, ma è stato 40 anni a Roma, dal 67 al... Ma 97. Sei andato appena Marino è diventato sindaco? O Alemanno gli ha dato il colpo di grazia? No, nel 97, non so chi. Ah, ok, ok. Era una battuta. Bene, allora noi qui, Onorato, siamo con un professore, un professorone, che è Luca Salici, che si occupa di scie chimiche. Tra le altre cose, noi abbiamo, diciamo, come dire, questo è l'angolo dei complotti in questa trasmissione, perché parliamo di scie chimiche, poi di Roma Juve e di Lazio, quindi diciamo tre cose che gridano tutte e tre al complotto, insomma. Ma questi grillini in consiglio comunale quanto sono bislacchi su queste cose, le scie chimiche? Beh, dovremmo chiamarlo, Delito, secondo me sulle scie chimiche, insomma, ha fatto più di un ragionamento, immagino. Ma De Vito stamattina non ci ha risposto, perché il grillino, come dire, il sabato mattina... No, ma De Vito si sveglia con calma. Esatto. Adesso con tutto il rispetto. No, credo che invece dovremmo fare aggiornamento scie chimiche applicate all'otito. Ah, all'otito, ecco, infatti entriamo... Non so, il professore se ci può aiutare. Professor Salici... No, guardi, l'otite è sotto l'effetto di una scia chimica? No, non capisco questa storia dell'otite, penso che comunque sia un'altra la questione, insomma. Ecco, il professore ha un approccio scientifico, parliamo di Claudio Lotito, non dell'otite. Ah, Claudio Lotito, sì. Ma è quello della nazionale italiana, no? Sì, la nazionale italiana. Magari fosse quello. Magari. Quindi vorrebbe dire che non sarebbe più presidente... purtroppo SS Lazio. Ecco, lei, Onorato, è tifoso della Lazio, quindi rappresenta tipo una specie in via di estinzione. Ma non lo so, sicuramente noi siamo una valida minoranza, ma molto agguerrita, e poi ripeto, siamo minoranza anche contro il presidente, cioè no, nel senso, viviamo questa difficoltà anche contro il presidente, quello siamo maggioranza, tipo. Però battuta a parte, no, siamo, almeno io sono fiero di essere laziale. Ognuno ha i suoi problemi. Insomma, quindi più o meno, dai. Vediamo. Ma quindi oggettivamente adesso noi salutiamo e facciamo l'ultima battuta con Ghetti. Allora, Ghetti, ci dice una cosa: noi abbiamo cercato Gianni Morandi, abbiamo cercato di portarlo in trasmissione e ci ha detto di no. Che doveva fare Gianni stamattina? Che sono 21 ore che non scrive sulla pagina di Facebook. Mai capitato, mai capitato. Abbiamo cronometrato, non è mai capitato. Io lo chiamerei. Starà sicuramente correndo. Oh, perché Gianni Morandi corre, ha una cosa in comune con Onorato, mentre Onorato corre a Roma per evitare, insomma, di perdersi le commissioni, Gianni Morandi corre, fa le maratonine, fa le cose, eccetera, eccetera. Quindi oggi Gianni Morandi starà correndo, però ieri abbiamo anche cercato di chiamare tutti gli studi di registrazione di Ferrara
Perché sì, diceva, sono in uno studio di registrazione con gli autori di Solo Insieme Saremo Felici, tra l'altro grande titolo. Titolone. E praticamente però non ci ha risposto mai nessuno, ecco, ma ci fa una promessa, Ketty, perché noi riportiamo al professor Salici, gli paghiamo noi il biglietto dal Pigneto, perché viene da questa località così distante, ci fa la promessa di riuscirci a portare Gianni Morandi? Io sicuramente glielo riferirò, lui è una persona disponibilissima, sicuramente in futuro troverà il tempo di poter venire su voi o intervenire telefonicamente. Però aspetti, io vedo il professor Salice che dice di no, dice no Salice, come mai? No, non lo so, si è chiuso un po' in questo mutismo su questa questione delle scie chimiche. Quindi... E poi mi dispiace dover dire, comunque, cioè, non si chiamano scie chimiche, ma sono appunto... un fenomeno di geoingegneria clandestina. Forse sarebbe anche il caso di chiamare tecnicamente questo fenomeno, un po' come hanno fatto anche i nostri parlamentari, perché diciamo questa cosa qui non nasce con i grillini, ma ci sono 15 interrogazioni parlamentari su questo fenomeno. Addirittura, pensate, i grillini finora ne hanno mai presentato, inizia tutto con i DS nel 2003, e ci sono anche comunisti italiani che hanno presentato delle grandiose interrogazioni parlamentari, anche Scilipoti di Pietro, insomma. Ma scusi professore, ma qualche risposta a queste interrogazioni parlamentari ci sono state? Sì, le renderemo pubbliche, ce n'è una del 2008 molto molto interessante, saranno pubblicate in questo ebook che uscirà la settimana prossima, che si chiama appunto La scia o raddoppia. E qui veramente siamo commossi. Salutiamo la signora Ketty, onorato, lei rimane in linea, salutiamo la signora Ketty e qui diciamo di salutarci caramente Gianni Morandi, dice lo farò sicuramente. Il professor Salici, così, che cosa cucina domani, che è domenica, in Puglia, ci dia qualcosa, che cosa cucina domani? Ma io sono relativamente giovane, vivo ancora in famiglia, quindi non mi occupo io della cucina. Ah, quindi è una teenager sul serio, allora, ha ragione Gianni. No, teenager proprio no, però sono ancora una di quelle che sta in famiglia. Bene, allora quindi... Una piccola Ketty. Mazza, onorato, mamma mia, battuta. Vai. Salutiamo la piccola Ketty, sperando che ci dia soddisfazione di portarci qua Gianni Morandi, va bene anche... Senz'altro, teniamoci in contatto. Guardi, noi le diciamo, va bene anche un capello di Gianni Morandi, così vediamo come fanno a rimanere così naturali. Un fagiolo, ci porta un fagiolo, siamo contenti.